Abbiamo bisogno di una pastorale di santità, così Monsignor Giuseppe Giudice nel commentare l'istituzione del Tribunale Diocesano per le cause dei santi e l'avvio dell'iter per la beatificazione e canonizzazione dei servi di Dio Don Enrico Smaldone e Alfonso Russo, un sacerdote di Angri ed un laico di Pagani, il segno che la santità è di tutti, ha detto il vescovo della diocesi di Nocera Inferiore Sarno. Due figure che si caratterizzano per l'umiltà, la cifra che unisce entrambi, e per due peculiarità: Don Smaldone per la formazione e l'educazione, il Cavaliere Russo per l'attenzione alla sofferenza e al volontariato, temi di grande attualità. Due aspetti della loro santità, di questi servi di Dio che camminano verso la santità. Smaldone, l'attenzione all'educazione, al mondo educativo, a quella frattura difficile che oggi c'è con i giovani, i ragazzi, alla fatica che noi facciamo nell'educare, l'emergenza educativa di cui tante volte il Papa Emerito ha parlato con Dino Francesco, e invece con Alfonso è tutta l'attenzione al mondo della sofferenza, il volontariato, il servizio, i malati. Ecco due aspetti che, se volessimo contestualizzare, sono i due punti difficili del nostro movimento, la scuola e la sanità. Il Vescovo ha sottolineato due aspetti, quello dell'umiltà che unisce entrambi, ma anche poi l'aspetto dell'attenzione all'educazione per Don Enrico Smaldone, alla sofferenza, al volontariato per il Cavaliere Russo. Sono temi questi molto attuali e che quindi potrebbero aiutare anche a far crescere e a veicolare anche meglio questi due profili. Sì, sono profili importanti perché ogni candidato alla santità ci sono degli aspetti importanti all'interno della loro vita. E come ha evidenziato così bene il vescovo, Don Enrico per i bambini, per la vita abbandonata dopo la Seconda Guerra Mondiale, e il Cavaliere Russo per la sofferenza, noi pellegrinaggio a Lourdes, il mondo della sofferenza. Sono aspetti importanti che ancora oggi poi sono più attuali. Il vescovo giudice ha ufficializzato anche i componenti del tribunale diocesano da lui presieduto. Il postulatore di entrambe le cause è il sacerdote dell'arcidiocesi di Napoli, Don Francesco Rivieccio. I vice postulatori sono Antonietta Abete per Smaldone, Angelo Santitoro per Russo. Il giudice delegato è Monsignor Vincenzo Leopoldo, vicario generale. Del tribunale fanno parte don Salvatore Fiocco, don Marco Siano, don Vincenzo Spinelli, Giuseppe Palmisciano, monsignor Carmine Citarella, don Fabio Senatore e don Giuseppe Perano. Il medico è Mario Memoli.